puntata specialissima con Total Quest Live. Siamo in diretta da Piazza del Duomo. Ebbene sì, questa è la piazza. Piazza del Duomo non è uno stadio. E questa è la cornice che accoglierà oggi una puntata abbastanza particolare di TRL, perché ci sarà con noi Avril Lavigne. Come potete immaginare, non sono sola oggi, Marco c'è, ma è lì fuori. Venite con me, andiamo a vedere dove è finito. Dov'è Marco? Sono qui, Giorgia, sono qui. Ciao, buongiorno a tutti, benvenuti a Total Quest Live in Piazza del Duomo. Finalmente siamo riusciti a scendere anche in piazza per dare voce ai ragazzi che non riescono a salire quando c'è così tanta gente. C'è un ragazzo, cos'è che mi volevi dare prima? Forza Napoli, mister. Forza Napoli! Cosa c'entra? Cosa sta dicendo? Ciao a tutti! Allora, l'atmosfera è veramente molto molto calda e molto colorata. Vedo Giorgia anche lassù che fa degli strani gesti, ma io direi di iniziare immediatamente con la posizione numero 10 e la posizione numero 9 della nostra classifica. E poi parliamo anche con loro. Sempre più calda, queste ragazze sono riuscite a svicolare tra i ragazzi della sicurezza. Ciao, come vi chiamate? Laura. Celeste. E tu? Federica. Da dove vieni? Torino. Da Torino, voi da dove venite? Calabria. Milano. Milano, addirittura da Milano arrivano. E voi da dove venite? Da tutte le parti del mondo, praticamente, un delirio. Siete fan di Avril Lavigne, naturalmente? Sì. Sì. Brutto. Vorreste salire con me? Sì, 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 sì. Sì. Tu? Sì, anche tu. No, tu no. Tu no? Perché no? Guarda, secondo me è quasi pronta, adesso vediamo. Cominciamo ad andare da Giorgia a vedere quello che sta facendo. E cominciamo a togliere il quasi, perché Avril Lavigne è proprio pronta. Infatti è con noi Avril Lavigne. Hello! Hi! Hi Avril, how are you doing? Good, how are you? I'm fine, thanks. Welcome to TRL again. Thank you. We saw last time in Rome, yeah, last summer. And, well, the time is really, really nice, the weather is nice as yeah, in Rome. Allora, noi l'abbiamo vista l'ultima volta a Roma, era una situazione completamente diversa, naturalmente c'era un sacco di gente che in questo studio purtroppo non siamo riusciti a portare, ma sì, senz'altro sono cambiate un sacco di cose per Avril e volevo proprio chiedere questo. Ha vinto 3 awards, ha iniziato un tour mondiale grandissimo, quindi volevo proprio chiacchierare con lei riguardo al fatto si aspettava tutto questo successo e soprattutto si aspettava che tutto fosse così bello. So, from last summer, you won 3 Asia Awards, right. So congratulations for that. Thank you. And you started a world tour. Mm-hmm. How is everything? Is everything as you expected to be? Everything's great. I'm having a lot of fun. I'm on tour now. Yeah. And this is basically what I've been waiting for. It's just being able to, you know, be up on stage, playing live in front of people, and, you know, seeing the world. So I'm having a lot of fun. Cool. Allora, si sta divertendo un sacco, naturalmente, come avete sentito, e naturalmente tutto come voleva che fosse, perché è quello che voleva: fare musica, suonare davanti a un sacco di persone e soprattutto viaggiare per il mondo. È molto molto divertente. Allora, volevamo sapere, siccome questa è la prima data del suo tour, no, la prima data italiana in realtà, di un tour lunghissimo, volevamo fargli assaggiare come sono caldi e calienti i ragazzi italiani. Would you like to taste just a little bit, since this is your first Italian date? Do you want to taste a little bit of Italian? Of course, yeah. Step out, okay. Please, like cool. Me. Come on. And, oh my God. What? It's amazing. Oh my God. What have you done? I mean, the other presenter. Wow. Che bello questo urlo incredibile che sovrasta ogni cosa. Fantastico, la vedo da qua. Ciao, Avril. Oh my God. Tutti i palloncini che sono svolazzati in cielo e anche queste ragazze tra un poco svolazzeranno perché sono felicissime. Allora, facciamo una cosa, continuiamo con la nostra classifica. Volete salire allora oppure no? No, dicono di no, che peccato, perché veramente un peccato. Vediamo la posizione numero 8, The Calling con For You, che scendono di 4 posizioni. Appostate su questo balcone perché è troppo troppo bello. Lei davvero non ci può credere. Can you believe that? It's, no. It's amazing. They came from all over Italy, so that
That's like the coolest thing. Oh, it's so God. Cool. Congratulations. That's all for you, of course. Allora, volevo chiedere, siccome lei appunto è in giro per questo tour mondiale, se c'è qualcosa che le manca o che porta sempre con sé perché ha bisogno di tenere qualcosa di fisico in mano oppure qualcosa di cui non può fare a meno durante questo tour perché è molto lontano da casa. So, talking about a tour, is there something, an object maybe, that you can't live without? And since you are far away from home, is there something you bring on tour with you? The only important thing that I always need in my like hotel room or on the bus is an acoustic guitar and notepad and a hairbrush. Okay. Brush the hair. Okay, okay. Allora, senz'altro in tutto il suo insieme a tutto il tuo entourage si porta dietro anche una chitarra acustica e senz'altro una spazzola per i capelli perché le piace molto spazzolarsi i capelli, poi ha i capelli molto belli e lunghi, quindi senz'altro le farà comodo. E poi riguardo sempre al tour, volevo chiedere se magari può essere una fonte di ispirazione per improvvisare nuovi pezzi, magari inventare pezzi nuovi per il prossimo album. During the tour and during the concerts, do you have the possibility to make jam sessions or to improvise something that maybe can come up with new tracks for the next album? Am I able to write, you mean? Yeah. Or maybe improvise something? Yeah. Maybe during the rehearsal or... During soundcheck, we just rehearse the songs, but... Do you concentrate or just... I'm just concentrating on these songs right now. Okay. You know, I still write. I do write, but I'm not working on the second album. Not yet. I'm not in the studio. You know, I don't have the time to focus on it, but I can't wait to. Of course. Dicevo no, preferisce concentrarsi su questo album e naturalmente sulle performance che deve fare portando in giro questo album con la promozione. Quindi non ha ancora lavorato e non lavorerà finché non entrerà in studio sul nuovo album. Quindi dobbiamo aspettare ancora un pochino. E siccome alla posizione numero uno c'è proprio lei, Avril Lavigne, volevo fare lanciare a lei il suo video. Can you please introduce your video that is number one today? Well, number one. That's awesome. Thank you. I'm Avril Lavigne and here's my video for I'm With You. Sotto TRL continuiamo a chiacchierare con Avril Lavigne. Allora volevo chiedere, lei ha vinto questo award come best most sexy woman e ha battuto tra l'altro delle candidate molto molto più sexy, nel senso Britney Spears, Christina Aguilera e Kylie Minogue. Volevo sapere se l'ha presa un po' per gioco o per così seriamente, visto che era un premio molto particolare, era l'Enemy Carlin Award. So Avril, you won the Enemy Carlin Award, that is for most sexy woman, beating such candidates as Kylie Minogue and Britney Spears and Christina Aguilera. I think that's a pretty cool thing to be able to, I mean, I don't know why I won it, but I think it's a pretty cool kind of statement to be able to be like, that someone can win that without having to dress all like with their boobs popping out and like, you know, in really short skirts or whatever. You're right. It's pretty cool. Cool. Mi fa molto molto sorridere perché in realtà è veramente è una semplicità incredibile quella che tira fuori, però va giusto al punto perché dice mi fa un po' sorridere questa cosa, però è giusto anche il fatto che qualcuno sottolinei che si può essere sexy nonostante uno non tiri fuori le tette e non faccia vedere il culetto all'aria come fanno molte persone, e probabilmente può essere sexy anche in un altro modo molto più intelligente e intrigante. Ok, vediamo cosa da dire Marco in piazza. Allora, che cosa dico io? Qua siamo tantissimi, tutti vorrebbero salire. Ti prego, fammi salire. Però due persone potranno salire, non è che ci stiamo tutti quanti nello studio. Allora, ciao, come va? Bene, grazie. Vuoi salire a tutti i costi? Beh, se potessi. Che cosa faresti per salire? Oddio, non so, tutto. Di tutto di più, tipo, non so, arrampicarti sulla colonna. Tu invece? Tutto anch'io per salire. Tu sapevi che Avril era la numero uno? Sì. Come facevi a saperlo? Sì, perché sì. Lo sapevi? No, lei è la numero uno. Che lei è la numero uno. E tu invece da dove arrivi, hai detto? Calabria. Giù Calabria, sei venuta a piedi? Sì, no, con l'aereo stamattina. Vabbè, allora, semplice la vita. Ciao, tu come ti chiami? Francesco. Francesco, e tu cosa faresti per incontrare Avril? Guarda, sono qua, ti dico solo questo. Pensate, questo ragazzo addirittura per incontrare Avril è qua, addirittura. E tu invece? Di tutto farebbe vederla.
Ma tu sei uguale praticamente. Grazie. Me lo dicono tutti. Sì. Allora facciamo una cosa, prendiamo questa ragazza, aspetta che appena ritorna giù così lo riusciamo a vedere, così eccolo qua. Questa ragazza e questo ragazzo verranno con noi. Ragazze, mi dispiace, è andata così praticamente. Guarda, due ce ne stanno, non ne posso di più, vorrei portarvi su tutti quanti, però ci fermiamo un attimo e ci vediamo tra pochissimo con Totò in Quest Life. Bentornati sempre in Piazza del Duomo con Totò in Quest Live e tutta questa folla che ti ha spolpato, Marco. Hello, how are you? How are you doing? Mamma mia, che corso ho dovuto fare. It was really... I have to give you this one from a guy from Sardinia, un ragazzo della Sardegna che voleva salire, non riuscivamo a far salire tutto. That's a little t-shirt, okay. Or use it. Almeno ho portato qualcosa anche di lui, perché era impazzito. He wanted to meet you, but he couldn't. So I have to breathe now. Allora, mentre tu respiri, com'era là sotto l'atmosfera? Era molto calda, si vede anche da qua, ma là in mezzo è veramente un delirio. Guarda quanti sono. It's crazy down there. It's amazing. How you doing? How are you? Because it's a long time I don't see you. Good, yeah. Are you good? Yeah. I mean, I'm having lots of fun, you know? Oh, molto bene. Really good traveling all over Europe right now during tour. You can see so many things and so many people every time. Yeah. Cool. Crazy. Io volevo chiedere se c'è qualcosa che invece le dà fastidio rispetto a tutta questa cosa che sta diventando enorme, nel senso tutto il suo successo. Is there something that scares you in all your success? Is there something? Not really. I mean, the only thing that's sometimes scary to think about is sometimes you don't really have your privacy very much. It just depends on where you are. But when you can't get it and you can't be alone, then that's sometimes a freaky thing. Is there something that annoys you, or maybe the gossips, maybe... Yeah, the when crumbs? People make up, like, untrue things about you, it's annoying, but it doesn't really bother me that much because I don't really think about it. And I don't take it seriously or personally, you know. Okay, okay. Because there's a lot of it. And you can't take that personally. Cool. Allora, le ho chiesto appunto se c'è qualcosa che le dà fastidio più che altro, non che la spaventa. E diceva, in realtà sì, parlando anche di gossip, cerco di non considerarlo così seriamente prima di tutto perché non me ne frega più di tanto. Poi anche perché la gente forse si diverte a fare questi tipi di gossip e creare false storie su di te, ma alla fine chi se ne frega, sono altre le cose che mi interessano, quindi non gli do credito. Io ho ripreso fiato e riesco giusto a dire che alla posizione numero 7 ci sono i Blue che scendono di 5 posizione con One Love. Sedersi non fa assolutamente male, peccato che questo sia l'hot seat, ovvero il momento più imbarazzante per i nostri ospiti. Are you ready for the hot seat? Somebody will come here and ask you some questions. Yeah. Are you used to this kind of things? Yeah, I'm used to a lot of questions. All right, so all the questions, all, are you sure? Probably, vabbè, let's yeah. See, let's I mean, see. Allora facciamo entrare il primo ragazzo che verrà a farle una domanda e dice che è pronta a tutte le domande. Ah, una ragazza, ciao. Hi. Vieni, accomodati, siediti. Come ti chiami? Io mi chiamo Ilaria. Ciao Ilaria. Ciao Rilla. Ciao. Ilaria, Avril. Avril Ilaria. Allora, io ti volevo chiedere cosa risponderesti alla gente che ti considera praticamente l'ennesima creazione delle case discografiche. So, what would you answer to somebody that say and tell you that you are like another creation of a label company and like a commercial product? Well, I would tell them that they are wrong because I've been doing this all my life. I've been writing since I was 12 and I mean, it's obvious, you know, it's like, no one, I write my own songs, I am what I am, people don't tell me what to do, they don't tell me what to wear, how to act, or what to say, you know, I am me, and I think all of my fans know that, and it's quite obvious to them. Of course. And, no, you know? Dice, lei praticamente dice che risponderebbe a quelli che dicono una roba che lei fa questo da tutta la vita, che scrive canzoni, che lei è sincera, che lei è lei stessa e tutti i fan lo sanno, quindi di non rompere le scatole in pratica di rispondere a questi qua. Ciao, grazie tante. Ciao. Bye. Next one, please. Il prossimo che si siederà su questo caliente cuscino. Ciao, come ti chiami? Hi, I'm Veronica. Ciao Veronica. Hi. Si dice che hai una relazione segreta con Derek the Sum 41, è vero? Ah, is it true that you go out or you see Derek from Sum 41? Derek Whitby, right? No, we're not together. Uh-huh. Have we hung out a couple of times? Yeah. I mean, that band is, you know, friends with some of the guys in my band. We're on the same
management, hung out a few times, but no, I'm not with Derek. No, non stanno insieme, sono uscite un paio di volte perché qualcuno dei Sum 41 è amico di qualcun altro della sua band. Comunque no, non stanno insieme praticamente. Contenta? Ciao, grazie. Ciao. Oh, let's see the next one. It's not so difficult anyway. It's easy like questions. These are all like... Guarda chi c'è. These are all... Are these rumors true kind of questions? Sì, sono tutte domande vere. Come ti chiami Marco, tu? Giovanni. Ciao Giovanni. Ciao Giovanni. Aprile, posso? Ciao. Allora, è vero che a New York un maniaco ti ha avvicinato e si è tirato fuori? L'ho letto su lei e su internet. La seria. Is it true that in New York like a maniac came to you and show you his willy? You read it on the internet, that's what he said. You read it on the internet. Yeah, they don't believe everything you read. I've never even heard that before. No, it's not true. No. But I think like going on the internet for information is like kind of like reading things off the internet and taking them seriously for, you know, looking at things under artists is like the worst way. And the most like incorrect information is there. If you want to get to know something about the person, I think you should just kind of, you know, either check out their website, which, mind you, don't go to mine because mine sucks. But there's all kinds of stuff on the internet between the chat lines and all that. There's, you know, there's a lot of stuff that doesn't really make sense and rumors. Va bene, dici che ci sono tante cose false su internet, ogni tanto uno va e crede di trovare la verità, invece trova delle fregnacce, ha detto proprio così in inglese. Ok, ciao, grazie. Va bene, ho cercato di sintetizzare tutto il concetto. Hello, ciao, come ti chiami? Ciao, sono Demetrio. Ciao Demetrio. Ciao Avril. Ciao. Dunque, io volevo chiederti, ho visto la puntata di Making the Video su di te e ho visto che mettevi in bocca uno scarafaggio per $100. Volevo chiederti se ti vestiresti come Christina Aguilera e Britney Spears per una cifra più alta. Allora, I saw you put like a crab on your tongue for $100, $100, $100. Sì. But would you dress up like Christina Aguilera or, cosa hai detto, anche Britney Spears hai messo, sì, for even an higher sum? I wouldn't go up on stage and perform for a concert dress like that. If someone just was like, here, try these clothes on for, you know, as a bet, I'd put them on for a couple of seconds just to have fun, right? But that's, you know, obviously I don't really walk around wearing those clothes. No, not for my life. No one could, like, you know, pay me to change my image or anything like that. But if it was just for fun, just as a joke for a couple minutes, why not? Allora, dice che preferirebbe mettersi uno scarafaggio. No, questo l'ho aggiunto io, no, però dice che per qualche minuto lei si vestirebbe anche così. Però per scherzo, però, per una scommessa, sicuramente non andrebbe in giro, certo, per la strada vestita così, perché non vuole che nessuno decida sulla sua immagine. La capisco. Bravo. Grazie. Ciao, a te. Oh, credo che ci sia l'ultimo, no? Ah no, c'è ancora una ragazza. Ciao. Come ti chiami tu? Arianna. Arianna, metti il microfono, sennò sembri un pesce in un acquario. Volevo chiederti, che cosa ne pensi di Alanis Morissette? What do you think about Alanis Morissette? I think Alanis Morissette rocks. She rocks! Cioè, è grande praticamente. A te piace, eh? And I think she's molto a really nice lady, because I can say that I've met her and had a decent enough conversation with her. Yeah, è una ragazza meravigliosa, possiamo confermare perché state anche noi. Grazie, ciao, ti saluto. Vediamo, ciao. Attenzione, c'è l'ultima sorpresa, giusto per... Ciao, come ti chiami tu? Matteo, ti prego di consegnare questi fiori ad Avril perché se li merita, che è stata molto carina. Ecco qua. Grazie. Ciao Matteo, grazie tante. So you don't have a boyfriend? This is my question. No, non ha un ragazzo. Perché noi abbiamo Marcello Martini, perché lei non ha un ragazzo, che è alla posizione numero 6 della nostra classifica, con A Volte, che sale di ben una posizione. Do you want to see this guy, which is Marcello Martini? We know how to call him. If you like him, why not? Look. Siamo ritornati. So, what do you think about Marcello? I've actually never seen that video before. No, perché è nuovo il video. He's kind of cute. Yeah, carino, eh? Yeah. Ha detto che è carino. Allora, un po' di domande dei fan, some fan question. Okay. Allora, qual è il rapporto che tu hai con i membri della tua band? Dice Alice da Milano. So, what's the relationship between you and your band? That's Alice from Milan. We are totally like family, you know? We're very close, we never fight, we all get along extremely well, and
You know, they're totally supportive and they're there for me and they're great to have on the road with me. I love them. Do they give you energy like when you're a bit down? Yeah, we're all there for each other and like, you know, help each other out and it's great. It's nice being with people more my age. So the only ones fun. That, you know, other than them, everyone else is adults. A little bit older. Like older, yeah. Un pochino. Allora, dice che è molto bello stare con persone della sua età e si trova benissimo con i ragazzi della sua band nei momenti di, uno si trova un po' stanco, roba del genere, loro la supportano e la aiutano. Ma io ho saputo che tu hai fatto anche Chop Suey from System of a Down. Is it true that you did a cover? Was it fun? One time we were really crazy on stage and we don't even know the song, like we never played it together or anything. We're like, everyone just wanted us to do it, so we did it. I didn't know the words. I was just like, wake up, blah 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 blah, just blah noises blah 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 blah. I didn't sing anything. I just sang blah 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 la la la, and the band didn't know what they were doing. We just wanted to have fun, right? Era Gemma da Napoli, and che it's like on the internet and it sounds like crap. And of course it's gonna sound like really bad because we didn't know what we were doing, but that's what we get for doing that. Anyway, Gemma da Napoli appunto ha scoperto anche questa cosa perché è su internet, però suona da schifo, dice, perché lei non conosceva la parola e l'hanno detto dai falla, l'hanno anche registrata, è andata su internet. Anyway, music is always music, even if you don't know the words or if you don't know if it's play with but your heart. Everyone was having a fun time because they all kind of knew the song. Tutti si sono divertiti, anche i ragazzi e le ragazze che sono qua sotto si stanno divertendo e vorrebbero vederti. All the people want to see you again. Can we go outside and reach Georgia with this outside, please? Prego, mentre Giorgia sventola la bandiera della pace. Oh, eccola qua. We have a gift for you. This is for you. What is it? It's the flag for peace. Oh my God, that's can you just awesome. Wave it tonight? I love it. At the gig. Yeah, I will. Okay, cool. It's really important because we want peace, of course. Right. That's like you great. Want. Just that we I are totally against like war. This. I'm against war too. Okay. I think this is great. Okay, thank you very much for being here. Thank you. It was a pleasure. Come whenever you want. If you have like a couple of minutes in your life, come because we are always here. Just a couple of tea and everything, okay? Okay, thank you so much, Sheryl. Thank you. E noi ci fermiamo un attimo e ritorniamo tra pochissimo con Tot Request Live. Enjoy.